Sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario in questa giornata particolare della presentazione al Tempio di Gesù e anche detto della purificazione di Maria, la cosiddetta festa della Candelora. Quindi vi invito a pigliarvi le candele, perché anche se non possiamo fare processione all'inizio, vengono benedette secondo il rito della Chiesa e basta, perché le altre cose ce l'hanno proibite di fare. E poi conservate queste candele che serviranno nelle vostre case quando c'è cattivo tempo, quando c'è qualche disgrazia, perché la presenza di Cristo in mezzo a noi e Gesù, quando vengono accese, è come se Lui fosse presente e ci dà la forza per andare avanti senza scoraggiarci.
E vogliamo appunto pregare per tutte le intenzioni della Madonna in questo rosario, anche per quelle che avete voi, e in modo particolare vogliamo ricordare anche tutti quelli che sono collegati con noi, in particolare gli ammalati, soprattutto quelli del Covid e delle loro famiglie, perché abbiano fiducia e speranza che il Signore li può guarire, li può, ecco, far ritornare alla vita normale e possano lodare e benedire il Signore insieme a noi. Chi si deve confessare, dal piazzale potete accedere alla sacrestia, dove trovate un sacerdote disponibile. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Preghiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli ulivi. Gesù prega e soffre fino a sudare sangue, perché prende su di sé il peso di tutti i peccati dell'umanità, un peso inimmaginabile, e lo affronta con l'onnipotenza dell'amore, che è la vera forza di Dio. Ma chiede agli apostoli, pregate con me. Gli apostoli si addormentano e Gesù li rimprovera dolcemente dicendo, non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Gesù, noi vogliamo vegliare con te. Accanto al tuo infinito amore vogliamo che ci sia una goccia anche del nostro amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, nella tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena straziante della flagellazione. Ma i veri flagelli sono i nostri peccati, perché ci fanno del male, ci rovinano, e Dio non lo vuole, perché è troppo buono e vuole il nostro bene. Isaia, il profeta, arrivò a dire: i vostri peccati vi rendono panni immondi, panni sporchi, vi rendono come foglie secche, spallottate dal vento. Molti purtroppo non lo capiscono. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù coronato di spine. Davanti a Pilato, Gesù con coraggio disse: «Io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo». Allora ci sarà un momento in cui apparirà la vera grandezza di Dio, apparirà, e nello stesso tempo apparirà la meschinità di tanti personaggi che oggi vengono incoronati. Verrà l'ora della verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Oggi, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che viene coronato, viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario, accompagnato dalla sua madre, fedelissima. La fedeltà di una persona si sperimenta, si verifica nell'ora del dolore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Oggi, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per il tuo mistero del dolore è Gesù crocifisso, e dalla croce Gesù manda continui segnali di amore. Solo Dio può amare così. Pensate, guardando i suoi crocifissori che erano lì ai piedi della croce e lo sfidavano, Gesù ha la forza di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E nella storia cristiana, tante volte si è ripetuto il gesto di Gesù, e questa è la grandezza del cristianesimo. Maria Goretti, con le pugnalate nel corpo, arriva a dire la notte del 5 luglio del 1902: perdono Alessandro, era l'assassino e voglio che sia con me in paradiso, l'assassino. E Giovanni Paolo II, il 13 maggio del 1981, pieno di sangue per dei colpi sparati in piazza San Pietro, lui ti viene portato al Gemelli, alla forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Questo è il cristianesimo, e inizia dalla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
per il Santo Padre Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, Origina. Salve, Origina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangenti questa valle di lacrime. Or tu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vedete Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della misericordia, prega per noi, Madre della grazia, prega per noi, Madre della speranza, prega. Prega per noi, 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 prega per noi. Prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, 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 prega
prega per noi, ora tutta consacrata a te, prega per noi, Rosa Vittima, prega per noi, Ave Maria, prega per noi, solo nella gloria, prega per noi, alla gloria, prega per noi, 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 agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, e saudicicio, Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore dei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore per tutti i vicini e anche per tutti i lontani che ci seguono. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ora la nostra preghiera fiorisca subito in carità. Andate in pace. Thank you.
In piedi, ora i ministri passeranno per accendere le candele. Oggi, come vi dicevo, è la festa della candelora, della presentazione al Tempio, e cantiamo questo canto e voi risponderete: gloria, gloria. Il Signore è la luce che vince la morte. Gloria, gloria. Cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è l'amore che vince il peccato, gloria, gloria. Cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la pace che vince la guerra, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, sono trascorsi 40 giorni dalla gioiosa celebrazione del Natale. Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Con quel rito egli si assoggettava alle prescrizioni della legge, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi vegliardi, Simeone e Anna, illuminati dallo stesso Spirito. Riconobbero il Signore e, pieni di gioia, gli resero testimonianza. Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo nella casa di Dio, incontro a Cristo. Lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che egli venga e si manifesti nella sua gloria. Alzate le candele. Preghiamo. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai manifestato al giusto Simeone il Cristo, luce per rivelarti alle genti, ti supplichiamo di benedire questi ceri e di ascoltare le preghiere del tuo popolo che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene perché giunga alla luce che non ha fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
andiamo in pace incontro al Signore, nel nome di Cristo. Amen. Facciamo il canto di ingresso. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio in me la vita, e ti fa in me la tutto il che amo vive in te, dentro della tua gloria, tutta la gloria viva, l'onore e vittoria. Preghiamo. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria. Gloria, gloria, in excelsis. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te purificati nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti.
Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi. Li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Alzate, o porte, le vostre fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. In piedi. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria
del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Alleluia. 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 Seduti. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, la celebrazione di questa sera è una celebrazione nel clima ancora natalizio, perché la Chiesa ci ricorda questo mistero della vita di Gesù, la sua presentazione al Tempio e la purificazione di Maria Vergine. Certo, Gesù non aveva bisogno di essere presentato al Tempio, era il Figlio di Dio, ma la legge mosaica prevedeva che ogni figlio primogenito doveva essere presentato al Tempio, doveva essere riscattato. Perché? Perché il Signore aveva detto a Mosè: quando i tuoi figli ti chiederanno perché mi portate al Tempio, dovete dire: il Signore ci ha liberati di notte dalla schiavitù dell'Egitto e ci ha fatto passare illesi attraverso il Mar Rosso, uccidendo tutti i primogeniti dei figli degli egiziani. E quindi allora ogni primogenito deve essere presentato al Tempio e bisogna offrire un sacrificio per il suo riscatto. Quindi la Madonna e San Giuseppe hanno aderito e hanno obbedito a questa prescrizione mosaica, e anch'essi, che erano poveri, hanno portato in dono proprio per il riscatto queste due giovani colombi o due tortorelle. Ma in realtà, come dicono i santi, sì, Gesù è andato al Tempio per incontrarsi con il suo popolo. È la prima volta che Gesù entra, dopo 40 giorni dalla nascita, nel Tempio di Gerusalemme. E questa festa in Oriente è chiamata Ippapande, cioè incontro con i fedeli. E quindi Gesù che viene offerto. Ecco, già lì la Madonna lo offre al Signore per quella grande missione per cui era stato mandato. Sapete qual era la missione? Di salvare l'umanità. E lo riscontriamo nelle parole che dice questo vecchio Simeone, il quale aveva avuto dallo Spirito Santo questa promessa: tu non morirai fin tanto che non vedrai il mio figlio. E quella
giornata lui è andato al Tempio mosso dallo Spirito Santo e in mezzo a tante donne ebree va incontro appunto alla Madonna, prende quel bambino e canta questo cantico che noi ogni sera recitiamo o cantiamo a compieta, l'ultima preghiera della giornata. Ora, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace. Cioè, ora posso morire, perché i miei occhi hanno visto il tuo figlio. E qui dice una parola molto bella, luce per illuminare, ecco, i popoli, le genti. Ecco, e da queste parole appunto nasce questa tradizione di benedire le candele, della candelora, come si dice comunemente. Perché? Queste candele che abbiamo benedette ci raffigurano Cristo, che è la luce del mondo. E Gesù nel Vangelo dice, io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora quindi queste candele benedette hanno un valore importante nella nostra vita, quindi conservatele. E nel momento della tribolazione, nel momento della prova, nei momenti cattivi della vita, accendetele. È Cristo presente attraverso quella luce che dirada le tenebre e che vi dà pace e serenità. Quindi luce per illuminare le genti. E questo vecchio Simeone, avete sentito che cosa dice alla Madonna? Egli è qui come segno di contraddizione per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. Quindi ecco, Gesù diventa un mezzo o di risurrezione o di rovina. Dipende. Chi l'accoglie certamente risorge con lui. Chi non l'accoglie, chi lo rifiuta, è così danna da se stesso, cioè rifiuta, si rifiuta da se stesso. Ecco questa redenzione che Cristo ha operato. E poi annunzia la croce. E a te, donna, ricordati che una spada ti trafiggerà l'anima. E quindi ecco la Madonna che intravede già questo sacrificio sul Golgota. Chi c'era lì? Non c'era nessuno. Lei con poche donne, poi arriva Giovanni, e il figlio sulla croce. E lei che muore, possiamo dire, fisicamente nel corpo, mentre vede morire il figlio sulla croce. Ecco, la sua anima è trapassata da questa spada e lei offre il suo dolore, offre la sua, possiamo dire, il suo sacrificio, offre la sua vita insieme al figlio per la nostra salvezza. Quindi allora capite che è importante questo mistero per noi, perché Cristo che si offre già all'inizio della sua vita, insieme alla madre per la nostra salvezza. E poi avete sentito anche questa altra persona anziana, Anna, figlia di Fanuele, la quale giù in quel momento si mise a lodare Dio e parlava del bambino, a quanti aspettavano la redenzione, ci aspettavano il Messia, quel bambino era il Messia. Ecco, fratelli e sorelle, il mistero che stiamo celebrando, il Messia è venuto, sono 21 secoli che noi celebriamo questi misteri, ma quanti oggi ancora non ci credono? Quanti ancora oggi lo rifiutano? Quanti ancora oggi, ecco, lo perseguitano con leggi inique che stanno facendo in tutto il mondo contro appunto la sua legge, contro quella legge che è stampata nel nostro cuore. Non so se avete notato che il profeta Malachia nella prima lettura diceva una parola molto bella. Dice, ecco, sta per arrivare l'angelo dell'alleanza, chi sopporterà quel giorno? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Il giorno di Dio arriverà, fratelli e sorelle, sta arrivando. E noi siamo più vicini di quanto appunto scriveva Malachia. E allora dobbiamo prepararci a questo incontro con Gesù. Certamente non sappiamo quando arriva, però sappiamo che sta per arrivare. Ma per noi è il giorno della morte, quello è sicuro. Chi ci dice che domani ci alzeremo? Chi ci vuole a morire oggi? Quindi arriverà questo giorno in cui noi ci incontreremo con Cristo. E allora che cosa noi gli risponderemo? Dopo che Lui ha fatto tutto per noi, ha donato tutto se stesso, tutto il suo sangue per noi, che scuse potremmo addurre? Ecco quindi allora l'impegno, fratelli e sorelle, di ritornare a Dio, di convertirci, di vivere, ecco, in pace con tutti,
Gesù e la Madonna lo dicono continuamente: togliete l'odio, togliete l'invidia, togliete la gelosia, cercate di amarvi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. E quando il cristiano vive così, obbedendo alla legge di Dio, cercando di mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù, ecco, vai incontro a Cristo serenamente. E allora, fratelli e sorelle, questa festa della luce e della presentazione di Gesù al Tempio ci dia coraggio e forza per continuare il nostro cammino incontro a Cristo con le lampade accese, cioè con la nostra vita nella grazia di Dio, facendo del bene. E allora non avremo da temere nulla, perché andiamo incontro a Lui che è la nostra salvezza, è la nostra pace, è il nostro premio. E affidiamoci alla Madonna. Ecco, la Madonna, come ha presentato Gesù al Tempio, così voglia presentare tutti noi al suo divin Figlio, perché ci benedica, perché allontani da noi tutte le malattie, soprattutto questo coronavirus che sta facendo piangere tante persone nel mondo, che voglia intervenire con la sua onnipotenza e dare la pace alle nostre famiglie. Ecco, che la Madonna interceda per tutta l'umanità, perché pentita ritorni a Dio e riconosca in quel bambino, in quella luce del mondo, il proprio Salvatore, perché Lui è l'unico Salvatore del mondo. Non ci sono altri salvatori, mettetelo bene in testa, non sono i nostri politici a renderci la vita più facile, è Lui l'unico Salvatore, è Gesù, il Figlio di Maria, il Figlio di Dio che si è fatto uomo e che è la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita che non tramonterà mai. Sia lodato Gesù Cristo. In piedi, fratelli e sorelle, in questo giorno in cui rendiamo omaggio a Cristo, luce del mondo, la nostra preghiera sale a Dio illuminata da una fede più viva, sorretta da una speranza più ardita e animata da una più ardente carità. Per questo preghiamo dicendo insieme: illumina le menti e conquista i cuori. Piccolo bambino, Cristo Signore, entra per la prima volta nel Tempio. Vi ritornerà in seguito, come ogni devoto ebreo, e durante il suo ministero pubblico, anche come affascinante maestro delle folle. Il suo esempio ci stimoli a devozione e rispetto per ogni chiesa dimora del Dio Altissimo. Preghiamo. Illumina le menti e conquista i cuori. Giuseppe e Maria dimostrano un'obbedienza semplice e pronta. Ci ottengono i loro meriti di essere in ogni circostanza esecutori puntuali, sereni e generosi dei divini voleri. Preghiamo. Illumina le menti e conquista i cuori. Simeone ebbe in dono quanto non fu concesso ai pastori e ai magi. Poté stringere fra le sue braccia il Salvatore, perché anche noi, nella docilità allo Spirito, sappiamo cogliere e gioire di tutte le presenze di Dio nella nostra vita. Preghiamo. Illumina le menti e conquista i cuori. L'anima non ha età e Anna esulta e proclama la presenza del Messia,
con accenti ispirati e commoventi. Anche ogni credente conosca freschezza e calore di spirito nell'annuncio del Regno. Preghiamo. Illumina le menti e conquista i cuori. La presenza di Cristo esorcizza anche la paura della morte. Tutti i nostri fratelli e sorelle defunti siano presto accolti nella Gerusalemme celeste intorno al trono dell'Agnello. Preghiamo. O Padre, che ci hai donato Gesù, sole dei popoli e gioia di tutti i viventi, rendici trasparenti al suo Vangelo, perché la Chiesa tutta risplenda come città posta sul monte, luogo di incontro e di pacificazione per tutti i popoli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Seduti. Guardeggianti mi guidi a riposar, all'acque tue tranquille mi fai tu disserar. Se in valle tutto oscura io camminar dovrò, vicino a te, Signore, io nulla temerò. Per me hai preparato il pane tuo immortale, il calice mai colmo di vino celestiale. La luce e la tua grazia mi guideranno ognor, da te mi indurranno per sempre mio Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i doni della Chiesa in festa, o Padre, come hai gradito l'offerta del tuo Figlio unigenito, agnello senza macchia, per la vita del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, il tuo Figlio, generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio e proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele e luce delle genti. E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
tua resurrezione, nella stessa, nella tua venuta, nella stessa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo cantando insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il tuo regno, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, e la gloria, e Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione si viene tutti dal centro e si esce dai laterali, ricevendo la comunione davanti al ministro. Quelli che non possono fare la comunione, facciano quella spirituale. Thank you.
In questo momento di silenzio ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà e Lui certamente ci aiuterà a risolverli. Ma vogliamo anche affidare a Gesù in questa giornata che è dedicata a tutti i consacrati, cioè quelli che hanno fatto i voti di povertà, di obbedienza e castità. Ecco, preghiamo e ringraziamo Gesù per tutti questi consacrati che continuamente offrono le loro preghiere per la salvezza insieme a Gesù dell'umanità. In piedi, rinnoviamo ora la nostra consacrazione ai Sacri Cuori, consapevoli della nostra vocazione cristiana. Rinnoviamo oggi nelle Tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunziamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno
alla volontà del Padre, alla presenza di tutta la Chiesa. Ti riconosciamo, o Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te e al cuore castissimo di San Giuseppe offriamo e consacriamo i nostri cuori, le nostre persone, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case. E il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, porta a compimento in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia prima di vedere la morte, di stringere tra le braccia il Cristo tuo Figlio, concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti salutiamo, o Regina nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo, che è tuo Figlio, e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto, non sdegnare i nostri sospiri, non deludere la nostra attesa. Il Figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore, e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, fino a te, rivolge a noi il tuo amore, e mostra, dopo questo esilio, frutto benedetto del tuo cuore, offrimento. Salutiamo San Giuseppe in questo anno a lui dedicato e anche per guadagnare l'indulgenza plenaria. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza adesso.
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe uniti, onore e lode, salvate. San Michele, San Gabriele, San Raffaele e voi tutti i santi angeli del cielo, pregate per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Ora benedico tutte le fotografie, anche di ammalati che avete portato o che avete a casa, indumenti, oggetti sacri, anche l'acqua, il sale, l'olio e anche gli alimenti che mangiate, perché come dice la Madonna, possiate essere protetti dagli attacchi e dalle insidie di Satana. Mentre benedico queste cose, voi cantate un inno alla Madonna. L'olio della Madonna non lo posso mettere, chi ha bisogno dei boccettini, chiedeteli agli oggetti sacri e usatelo con fede. La Madonna fa tante grazie anche fisiche attraverso quest'olio che arde notte e giorno davanti alla sua immagine. Vi auguro una buona serata, un buon rientro con l'augurio, ecco, di essere noi luce di Gesù. Sì, portiamo le candele che ci rappresentano Cristo, ma ognuno di noi, ogni battezzato, con la propria vita cristiana vissuta coerentemente, ecco, deve essere la luce di Gesù. Dovunque andiamo dobbiamo annunciare Gesù con la nostra vita. Ecco, questo è l'augurio che faccio a tutti voi e anche ai fratelli e le sorelle che sono collegati con noi, in modo particolare agli ammalati, che possono avere fiducia in Gesù. Gesù li guarirà, staranno bene e anche essi potranno lodare e benedire il Signore. Nel nome del Signore andate in pace. Ti salutiamo e ti
salutiamo Gesù con le parole di San Francesco d'Assisi. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madonnina cara, nella tua vita non c'è mai stato spazio per la frivolezza o per la banalità o per l'egoismo. Tu hai costruito la vita sull'essenziale, sull'amore di Dio e sull'amore del prossimo. Per questo sei stata la creatura più felice di tutta la storia. Oggi, nel dilagare dell'epidemia, stiamo riscoprendo anche noi ciò che è essenziale nella vita. Questa lezione valga per sempre, valga anche per dopo. Ora preghiamo il Santo Rosario, abbracciando con la nostra preghiera coloro che soffrono e tutti coloro che li assistono con ammirevole dedizione. Meditiamo i misteri della gioia. Il primo mistero ci porta a Nazareth, nella piccola e povera casa di Maria. L'angelo appare a Maria e la saluta con parole estremamente impegnative. Ave piena di grazia, ma esattamente l'angelo disse, gioisci, la benevolenza di Dio è tutta rivolta verso di te, perché vuole affidarti una grande missione. E Maria resta turbata e si chiedeva che senso avesse questo saluto. L'angelo spiega l'intenzione di Dio e Maria risponde con parole incredibilmente umili, eccomi. Sono la serva del Signore. Con queste parole, Maria ha aperto la strada a Dio perché entrasse nella famiglia umana per salvarla. Diciamole tutto il nostro grazie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi i nostri debiti, noi ma Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il secondo mistero della gioia ci presenta Maria che, dopo aver ricevuto l'annuncio più straordinario di tutta la storia, sente esaltarsi, resta umile e va da Elisabetta per aiutarla, per servirla. E mentre compie questo gesto di umiltà e di carità, dal cuore di Maria esce il Magnifica. Madre Teresa, con il suo consueto acume, un giorno disse: fate attenzione, chi ha composto l'Inno alla Gioia? Un'attrice con tre Oscar? Un miliardario? No, l'ha composto Maria, che San Francesco chiamava la poverella, ma aveva il cuore pieno di Dio, e dove c'è Dio, c'è la gioia infinita. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il terzo mistero della gioia ci mette davanti la scena del Natale, che San Luca racconta così. Mentre si trovavano a Betlemme, quindi lontani da casa, per il censimento, si compirono per Maria i giorni del parto e diede alla luce Gesù in una grotta abbandonata dai pastori, che lo depose in una mangiatoia, perché non trovarono nessun alloggio. Anche oggi Gesù bussa alla porta e molto spesso non trova alloggio, non trova risposta. Apriamo il nostro cuore. Apriamo il nostro cuore al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che, obbedendo alla legge del Signore, portano Gesù bambino al Tempio. E mentre compiono questo gesto di tanta fede, un vecchio, Simeone, quando vede Gesù esclama: «Ora posso chiudere anche gli occhi, perché ho visto il Salvatore». Pensate, le stesse parole nel 1907 le pronunciò uno scrittore francese, Adolphe Rettet. Era stato
lontano dalla fede per tanti anni, aveva scritto cose abominevoli contro Gesù, contro la Madonna, ma nel 1907 aprì il cuore a Gesù e ricevette il battesimo e fece la prima comunione a 44 anni, esclamò: ora posso chiudere anche gli occhi, ho provato e provo una gioia che non avevo mai provato in tutta la mia vita. Questo lo può fare soltanto il Signore. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre Maria, ti rendi grazie. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nella nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore, benedetta fra le donne, benedetto il seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, noi peccatori, adesso e nella nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che per 3 giorni cercano Gesù e lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la pace del cuore, la gioia del cuore. Sant'Agostino esclamò: nessuno è felice come Dio e nessuno può rendere felice una persona come la può rendere felice Dio. Maria e Giuseppe l'hanno provato più volte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
non sicuro in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia dall'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù
Gesù, che è avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.